Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Visto che siamo vicini alla festa di San Pio de Pietrelcina, parliamo di lui. Ebbene, anche dal cielo San Pio de Pietrelcina continua a fare ciò che già faceva in terra, ovvero pretendere la conversione all'unica chiesa di Cristo, che è quella cattolica, apostolica e romana. In un tempo di relativismo come il nostro, dove finanche le differenze tra confessioni cristiane e non cristiane vengono meno, notizie come queste che stiamo per dare fanno notizia, chiediamo scusa del gioco di parole. Addirittura il santo cappuccino pretendeva, come d'altronde logico, che finanche gli ortodossi si convertissero. Ebbene, qual è la notizia? Padre Pio in realtà ha convertito un'intera parrocchia ortodossa in Romania. La cosa è andata così. Il giovane Pope della parrocchia in questione, Victor Tudor, aveva la madre, Lucrezia, malata di cancro all'ultimo stadio e l'aveva mandata a Roma dal suo fratello minore, pittore d'icone, che si chiamava Marian. Ebbene, questo figliuolo aveva fatto visitare la mamma da uno specialista italiano, il quale non aveva potuto fare altro che prescrivere degli antidolorifici, perché ormai non c'era nulla da fare, la donna era data per spacciata. Ebbene, questa, nel suo soggiorno romano, passava le sue giornate a far compagnia al figlio che lavorava ai mosaici di una chiesa. In questa chiesa, in un angolo, vi era una statua di Padre Pio. La donna, incuriosita proprio da quella statua, aveva chiesto notizie al figlio e questi gli aveva detto quel poco che sapeva sul frate con le stimmate. Lucrezia, da quel giorno, aveva preso l'abitudine di sedersi di fronte alla statua. Era come attratta da essa. Il figlio ogni tanto le lanciava un'occhiata e addirittura vedeva che la donna parlava con la statua. A un certo punto finì il soggiorno romano e la donna doveva ritornare in Romania per morire appunto in Romania, nella sua terra. Fece un'ultima visita medica e avvenne qualche cosa di straordinario. Ci fu un responso inaspettato. Il cancro era totalmente sparito. E chi era stato? Era stato appunto Padre Pio. La donna, infatti, nelle sue conversazioni con la statua, aveva chiesto l'intercessione del frate cappuccino. La notizia si sparse immediatamente e cominciò una sorta di caccia a Padre Pio, nel senso che tutti i parrocchiani di questa appunto parrocchia rumena cercarono di procurarsi libri che parlassero del santo cappuccino, del frate del Gargano. Ebbene, altri malati chiesero intercessioni a Padre Pio e molti di questi guarirono e scoppiò una sorta, possiamo dire, proprio di Padre Pio-mania che culminò, pensate bene, nella conversione generale al cattolicesimo in versione greco-cattolica, parroco in testa. La cosa non fu facile perché la Chiesa ortodossa, come è noto, è piuttosto gelosa di quello che considera il suo territorio. Ci furono difficoltà burocratiche senza fine, anche perché poi la Chiesa ortodossa in Romania è una sorta di chiesa di Stato. Non mancarono nemmeno visite della polizia, però voi sapete bene che mettersi contro Padre Pio non è facile. E oggi che cosa è accaduto? È accaduto che quella parrocchia è diventata cattolica. Chiaramente nella versione greco-cattolica, ma è diventata cattolica. E chiaramente, come può essere intitolata? È intitolata a Padre Pio. Insomma, cari amici, Padre Pio convertiva massoni e comunisti, e figuriamoci se poteva e può aver difficoltà con gli ortodossi. Bene, cari amici, ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.